Il mio personaggio si chiama Giada, è la sorella minore di Rebecca ed ha una grandissima ammirazione per Linda. Ah, questo è scontato. Quindi ora posso considerarmi ufficialmente una Lindas? Per lei Linda è un mito, perché è cresciuta con le storie di sua sorella su di lei. Vieni avanti. My gloss. Da adesso sei ufficialmente una Lindas. Diciamo che io e Giada siamo simili ma anche molto diverse. Siamo diverse, per esempio lei è molto appariscente, io invece non mi piace molto stare al centro dell'attenzione. E invece siamo simili nel fatto di essere molto determinate e quando abbiamo un obiettivo è solo quello la nostra preoccupazione e riusciamo ad andarci fino in fondo. Useremo Nobody contro Alex. Ho capito, ci serve un piano! Non sei questo il piano, Samantha! Ovvio! Il rapporto che ha Giada con Rebecca nella serie è un rapporto abbastanza instabile. Rompere con Linda è stata la cosa più intelligente che abbia mai fatto. Giusto. Perché dopo il tradimento di Rebecca nei confronti di Linda, Giada è molto delusa da Rebecca. Rebecca? Credo sia meglio se cambi posto. Perché? Perché questo lo voglio io. Tanto a te non interessa più stare qui, no? E quindi litigano spesso, Giada ogni tanto la prende in giro. Somigli sempre di più a Linda. Davvero? Diciamo che tra di loro si è instaurato un rapporto molto conflittuale. Linda è una che ti mastica e ti sputa come se fosse una gomma da masticare. Cosa succederà a me? Perché io sono una vincente. Invece io con Giulia, fuori dal set, siamo davvero tantissimo amiche. Lei è una persona fantastica, ridiamo, scherziamo insieme. Non so se si nota la somiglianza. E davvero mi trovo molto bene con lei. Ciao Linda, sono Giada, ti ricordi di me? Io ho una sorella più grande, di 19 anni. Lei è la mia migliore amica. Totally. Io le dico tutto e lei mi dice tutto. Abbiamo un rapporto davvero bello. Mi sono rispecchiata molto nel rapporto che Rebecca, come sorella maggiore, ha con me. E quindi è stato molto bello questo fatto della sorella minore, come sono nella realtà. Linda non prenderà mai nessuna più alta di lei. Questa è la mia prima esperienza su un set e devo dire che è stato davvero molto bello perché mi hanno subito accolta tutti benissimo. Siamo una grande famiglia e all'inizio ero davvero tanto spaventata perché ovviamente era una cosa nuova per me, ma sono stati tutti quanti davvero super gentili e mi hanno accolta benissimo. Tra una scena e l'altra ridiamo e scherziamo come matti. Giusto, Giada. Ci vediamo a gennaio con i nuovi episodi della terza stagione di Alex & Co, solo a Disney Channel. Ciao! I nuovi episodi della terza stagione di Alex & Co vi aspettano dal 21 gennaio, solo a Disney Channel.